è il punto di arrivo di un lavoro. È un lavoro straordinario perché è una, è veramente una mappa, è un manuale per orientarsi. Questo libro tenta di mettere insieme due problemi che finora camminano separatamente: la bonifica della cosiddetta Terra dei Fuochi e la città metropolitana. Non ci si è accorti che i due problemi invece sono strettamente intrecciati. Si sta tentando di far coincidere la città metropolitana con la provincia di Napoli. Questo è un errore gravissimo, perché la provincia di Napoli è la più piccola delle 10 città metropolitane. Insomma, è la sesta parte della provincia di Torino e la metà della provincia di Bari. Se passa questa idea, Napoli sarà imbottigliata, perché ha la più alta densità abitativa ed edilizia d'Italia e non c'ha prospettive future. Torniamo al libro. Questo libro è stato distribuito in formato economico, particolare, sì. Molto denso, ricchissimo. Sì, questo è un libro che c'è un formato di grande distribuzione, una dimensione economica molto contenuta, ed è c'ha circa 460 pagine e 500 immagini a colori. È tenuto in una dimensione di larga diffusione, un costo molto contenuto, perché ha l'intenzione di diffondere questo problema a grande scala, perché si stanno prendendo decisioni sulla testa dei cittadini. Piano di Cosenza del 33, 36, 39 distruggeva tutto il centro storico, tutto il centro, e ci faceva questi palazzi, distruggeva i muri aragonesi e poi questo è del 39, questo è del 46, distruzione di tutto, e Bordig attacca, Bordig e Cosenza, e se c'è tutto quello che Bordig voleva fare, e i nemici di Bordig chi erano? Perché la costa è invivibile, la gente scappa. E dove scappa? Scappa verso la Piana Campana. Allora perché scappa verso la Piana Campana? Se no non si capisce. Perché la provincia di Caserta ha la ottava parte della densità abitativa di Napoli. La densità abitativa della provincia di Napoli è di 2.642 abitanti per chilometro quadrato, la più alta d'Italia. Ci stanno dei vincoli geomorfologici che dividono la Campania in tre unità, che poi sono state delle tre unità storiche antiche: la Piana del Volturno, con tutta la conca del Volturno, che scende da montagna, poi la Piana del Sela, che aveva altri circuiti di montagna, eccetera, e poi la collina dell'Appennino. Sono state tre province, la terra di lavoro, che era unica, non è stata mai divisa, fino al 1818 la terra era stata unica, poi nel 18 fu divisa in due, poi unificata, e no, praticamente è una cosa ridicola, perché sulla costa sta una densità abitativa, la gente non sta quello, e dove adesso la Piana Campana? Allora se ci fosse un'intelligenza superiore come di Carlo di Borbone, perché nel 1752 lui scelse i monti di Fratini, dice io la Reggio la metto qua, la Piana è unica, e gli faccio una città metropolitana, che la capito tutto qua. E questo è, allora, capito questo, i napoletani dovrebbero dire, guardate, poiché l'asse Napoli-Caserta l'ha creato il Borbone, Napoli, centro storico, patrimonio dell'umanità, Caserta, centro patrimonio dell'umanità, sono due poli di patrimonio dell'umanità, l'asse è quello là, mettiamoci insieme e ridistribuiamo la popolazione facendo un piano di riequilibrio territoriale, questa è la strategia. Verso un master plan di una più grande Napoli ecometropolitana, antica Campania Felix, un'utopia realizzabile annunciata già dal Settecento. E qua ci stanno. Cioè, queste sono tutte le congestioni. Tu puoi immaginare che la provincia di Napoli, 1271 km quadrati, entra intera nel grande raccordo anulare di Roma, però la provincia di Napoli contiene dentro di sé due zone vulcaniche ad alto rischio permanente. Allora voi pensate, il grande raccordo anulare di Roma con due vulcani, come fa a campare?
Sì, perché il terzo l'abbiamo in di rifiuti. E nessuno parla.